Questo è il brano della seconda domenica di Quaresima, in cui ci viene raccontata la trasfigurazione di Gesù Cristo alla presenza di Pietro, Giovanni e Giacomo. Sono il gruppo più ristretto degli apostoli, gli amici più stretti di Gesù. Sono gli stessi che saranno presenti nell'orto degli olivi e vedranno Gesù sudare sangue. E come avviene in questo brano, anche qui si addormenteranno. Sul monte a pregare. Pregare è entrare in comunione con se stessi e con Dio. Il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. La preghiera ci rivela la nostra natura. In Gesù la preghiera rivela la sua natura divina. Assistiamo qui a un'anticipazione della sua Pasqua, della sua resurrezione. In noi la preghiera rivela che siamo peccatori, ma anche figli amati da Dio, in Gesù. Questi due personaggi, Mosè e Elia, sono rispettivamente la legge e i profeti. In loro c'è già in profezia la figura di Gesù. L'Esodo, di cui si parla, oltre a essere un riferimento a Mosè, riguarda la sua morte e resurrezione. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, si addormenteranno anche nell'orto degli ulivi. Non sono ancora stati toccati dalla forza dello Spirito Santo. Senza lo Spirito la fede si spegne, si addormenta. Ma quando si svegliarono videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Hanno perso un'occasione, si sono addormentati. Quali le occasioni che ho sprecato io? Pietro dice: Maestro, è bello per noi essere qui. So ricercare momenti per stare con Gesù. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli non sapeva quello che diceva. Pietro vorrebbe dividere tre capanne, schematizzare, organizzare quello che è un incontro unico con Dio. Dio non si piega ai nostri progetti. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. La nube è segno della presenza di Dio che rivela, ma anche nasconde. Non solo. Quando Dio si rivela, tutto copre. I dubbi diventano lo spazio di un mistero ancora più grande. Questa ombra che copre, Dio avvolge tutto noi stessi. All'entrare nella nube ebbero paura, paura di chi si scopre sempre circondato da Dio. Si trova immerso in un mistero ancora più grande. Se solo avessimo consapevolezza, forse ne moriremmo. Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. In queste poche parole è qui il riassunto di tutto il Vangelo. Ascoltare Gesù che ci parla. Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Tutta la sapienza di Dio era chiusa in Gesù Cristo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Nella preghiera il silenzio è la porta d'ingresso per Dio. Nel silenzio Dio sempre parla al nostro cuore.
Signore, che io sappia ascoltarti nel silenzio del mio cuore.